l'avvocato Domenico San Marco, candidato sindaco di Manduria per una coalizione di centro-sinistra costituita da liste ovviamente organiche al centro-sinistra, ma anche da movimenti civici. E allora, avvocato San Marco, lei viene dall'esperienza dell'associazionismo, è stato presidente della locale Proloco di Manduria. Com'è nata questa idea di concorrere per la poltrona di primo cittadino? Beh, questo insomma è un progetto che viene da lontano. Innanzitutto viene da una cittadinanza attiva, una forma di cittadinanza attiva. Con la Proloco insomma ne abbiamo percorsa di strada in termini di associazionismo e anche di rete, di confronto con tutta la rete delle associazioni locali presenti, e questo devo dire che è stato la chiave di volta, perché abbiamo compreso che questa città aveva bisogno che il terzo settore facesse un passo avanti e si autodeterminasse nella guida della città. Quindi da questo punto di vista abbiamo cominciato a costruire intorno a quest'idea ed è nata insomma la coalizione che noi abbiamo voluto fortemente chiamare progressista, perché intendiamo con forza rivendicare che Manduria ha bisogno di tornare a progredire. Una città così bella non merita quelle violenze che le sono state perpetrate in questi anni. Una fase di stallo, di stasi, durata anni, una necessità di ripartire. I punti nodali del suo programma? Beh, sicuramente è il ripartire dalla cultura, perché è strano a dirsi, ma per molti almeno strano a dirsi, per noi no, la cultura può essere il volano di questa città, perché la cultura porta, è legata, poi può essere legata ad un discorso turistico, e questa città ha tantissimo da offrire in questo senso. Abbiamo 18 km di costa, un parco archeologico meraviglioso, dei musei civici che veramente grazie alla forza delle associazioni sono stati ora riaperti da un annetto a questa parte. Quindi occorre necessariamente che la cultura si trasformi in lavoro per i nostri giovani, e lavoro per che questa città possa finalmente non vivere solo di agricoltura. Noi abbiamo, noi siamo la terra del primitivo di Manduria, ma questo deve essere il volano, perché il vino non un fatto esclusivo. Non un fatto esclusivo, il volano, perché il vino è conosciuto a livello internazionale, ma occorre adesso che diventi Manduria attrattore di percorsi turistici internazionali. Ecco, la sua coalizione è basata su molti movimenti civici, quindi una partecipazione dal basso. L'importanza del rapporto forte con il terzo settore. Lei viene da quell'esperienza. Sì, in effetti i movimenti civici nascono veramente all'interno del terzo settore, dove appunto si è lavorato tantissimo perché tutte le specificità si potessero coniugare per poter creare appunto un progetto di città. Un progetto anche di città ecosostenibile, un progetto, infatti abbiamo anche i Verdi all'interno della nostra coalizione. Noi crediamo in una politica green, noi crediamo che questo sia coniugabile con un nuovo ciclo, con un new deal di questa città. Un green deal, esattamente, perché occorre ripensare e ridisegnare questa città, che deve essere a misura d'uomo. Oggi non lo è. Ecco, abbiamo parlato di sviluppo della città, ovviamente l'appello ai giovani, perché purtroppo assistiamo al triste fenomeno della fuga dei cervelli. Tanti ragazzi completano il proprio ciclo di studi alle scuole superiori, vanno all'università e poi trovano fortuna altrove. Ed è un peccato davvero che tante menti locali nostrane conquistino e si facciano apprezzare altrove, ma la terra natia rimane orfana dei loro cervelli. Vero, e da questo punto di vista bisogna puntare proprio sulla scuola, perché da lì bisogna partire per delineare delle nuove possibilità lavorative su questo territorio. Come le dicevo, il turismo, come le dicevo, i percorsi enogastronomici, ma questo può essere possibile solo grazie ad una tutela delle nostre istituzioni scolastiche. È notizia anche di questi giorni della volontà da parte
parte degli organismi centrali di declassare l'istituto tecnico presente sul territorio per un cavillo burocratico. Questo non è possibile, perché sminuisce l'importanza degli istituti scolastici presenti su questo territorio, e noi dobbiamo invece come ente tutelare a partire dalla scuola e portare mano a mano questi giovani a sentire sempre più salde le radici legate a questa terra. Per concludere, il comune, il sindaco può certamente avere un ruolo fondamentale, ma necessariamente deve interfacciarsi con realtà maggiori, con regione e governo. Certo, assolutamente, da questo punto di vista l'ente deve svolgere un'attività di pungolo continuo. Noi dobbiamo la capacità di intercettare finanziamenti, per esempio. Proprio quello, occorre necessariamente essere presenti in regione, perché è lì che molto spesso si perdono o si intercettano i finanziamenti europei. Ecco, da questo punto di vista il compito della nostra amministrazione sarà quello anche di essere presenti lì all'interno delle sedi che contano, per portare a Manduria le risorse che questa terra merita. Girolamo Vergine, presidente dell'associazione del movimento Manduria Migliore. Perché l'appoggio al candidato sindaco avvocato San Marco? Beh, l'appoggio è una cosa che viene automatica, in quanto l'associazione Manduria Migliore l'abbiamo fondata insieme 10 anni fa, quindi è un impegno che viene da tanto tanto tempo, un impegno comune compagni di viaggio dal punto di vista politico, ma anche di un gruppo di amici che tanti anni fa hanno fondato questo movimento. Quindi adesso è arrivato a compimento questo progetto e quindi ovviamente il nostro sostegno era scontato. Il candidato sindaco San Marco ha messo in evidenza proprio questa importanza della partecipazione popolare, per cui la sua candidatura è supportata da partiti organici al centro-sinistra, ma anche proprio associazioni e movimenti civici, all'insegna di una candidatura partita dal basso. Assolutamente, è una cosa peculiare, credo, di questo progetto, è il fatto che non sia imposto né dai partiti né dalla persona singola che intende candidarsi e poi trova i suoi sostenitori, ma è una cosa partita dal basso, esattamente come ha detto lei. Questi partiti, questi movimenti si sono incontrati e si sono seduti attorno a un tavolo, hanno scelto la figura di Domenico San Marco perché crediamo profondamente che possa rappresentare il cambiamento che serve a questa terra e che possa simboleggiare tutti i valori che questa coalizione intende rappresentare. Cosimo San Marco, uno dei candidati della lista Federcivica a sostegno del candidato sindaco San Marco. Intanto parliamo di questa lista. Sì, è una lista sostanzialmente che riassume un'idea di civismo locale che nasce nel 2015 con l'idea di creare appunto una federazione di liste civiche e che ha l'obiettivo sostanzialmente di proporre delle idee innovative che possano essere a supporto della città. Idee tra le quali c'è proprio quella che presentiamo oggi, che è il laboratorio politico La Città delle Donne. Ecco, visto che ci troviamo, approfittiamo per parlare dell'iniziativa di questa sera. Sì, l'iniziativa di stasera nasce da un'idea sostanziale che ci siamo posti, che è quella di cercare di discutere di parità di genere e farlo con una prospettiva diversa dalla solita, ovvero non siamo noi a dare delle proposte già chiuse e concretizzate, ma chiediamo alla cittadinanza portatrice di interesse di dare a noi delle proposte specifiche, ovviamente basandoci su un sostrato che cercheremo di dare stasera con diversi interventi. Abbiamo avuto l'onore di avere qui con noi la dottoressa Beatrice Lucarella, che rappresenta la Fondazione Bellisario, che è una fondazione che da tempo si occupa di promozione della parità di genere e di cercare di promuovere la specificità di genere, ovvero sostanzialmente di proporre delle idee precise che tutelino la donna e quindi in generale le pari opportunità.
stiamo cercando un po' di conoscere la coalizione del candidato sindaco per Manduria, l'avvocato San Marco. Abbiamo intervistato l'avvocato San Marco, abbiamo intervistato alcuni rappresentanti di alcune liste civiche a supporto e abbiamo una candidata della lista appunto Senso Civico, Maria Calò. Com'è nata questa sua volontà di candidarsi, l'apporto che Senso Civico vuol dare alla coalizione? Allora, intanto non sono soltanto una candidata, ma sono anche la responsabile politica di Articolo 1. Come ben si sa, Senso Civico è una proposta elettorale che raccoglie Articolo 1 e una serie di liste civiche. Nell'ambito di Senso Civico, appunto, io sono la segretaria cittadina di Articolo 1 e abbiamo aderito a questo progetto che, prima ancora di configurarsi come il progetto di Senso Civico, si è configurato come il progetto di appoggiare la candidatura di Domenico San Marco. Nella candidatura di Domenico San Marco noi ci abbiamo creduto sin dal primo momento, poiché riteniamo che possa essere veramente il momento di svolta per la nostra città, e quindi con grande entusiasmo e con grande convincimento appoggeremo e appoggiamo il candidato Domenico San Marco, con la nostra specificità, quella cioè di essere comunque nell'ambito di Senso Civico un partito della sinistra. Maria Grazia Cascarano, un volto noto nel PD, perché Domenico San Marco? Diciamo che il centrosinistra ha espresso due candidati, uno un veterano che ha fatto il sindaco 20 anni fa, e noi abbiamo immaginato che bisognava guardare avanti, bisognava dare la possibilità ai giovani e un ricambio generazionale, e quindi è stata una scelta per noi molto chiara, molto determinata, insomma, valutando. Poi Domenico è un ragazzo, uno stimato professionista che sul territorio fa presa. Ho al suo fianco un altro rappresentante del PD, Notar Nicola. E la scelta è stata quasi non obbligata, ma fortunatamente abbastanza condivisa in questo sentita momento. E sentita soprattutto perché abbiamo visto, oltretutto c'erano un sacco di giovani, quindi siamo contenti di questo, di tanti giovani che si sono messi a disposizione, che daranno il loro contributo, e siamo molto ma molto fiduciosi sul buon esito delle stesse elezioni.